lanciare un messaggio da qui sulle Dolomiti nostre per la Val Cantuna? No, non sono qua per lanciare messaggi. Sì. Promuoviamo però tutte le Dolomiti in genere come realtà ambientale e cerchiamo di mantenerle, preservarle, promuoverle nella loro unicità. In realtà cosa cercate di promuovere? Il progetto delle Dolomiti non è tanto una promozione quanto uno studio che dovrebbe produrre una tutela ambientale, dopodiché la promozione dovrà essere funzionale a questo, preservare un patrimonio che anche l'UNESCO ha dichiarato dell'umanità. Però mi pare che ci siano altre associazioni che promuovono questo tipo di... Sì, ma anche perché appunto questo è, noi presentiamo un progetto dell'Università della Provincia di Udine che inizia un percorso di tutela, valorizzazione e quant'altro di una ricchezza valutata da UNESCO. Quindi è qualcosa di specifico, vostro? Ecco, no, cioè in realtà lo specifico rientra nella tutela delle varie province o varie regioni delle aree dolomitiche, ma la realtà delle Dolomiti è più diffusa del particolare, quindi vanno valorizzate in ogni contesto e integrate in una visione generale, però la visione generale deve essere coadiuvata da una visione particolare. Benissimo, lei si può presentare così rimane agli atti questa intervista? Io sono Cultura Selenati e lavoro per il Consorzio Turistico della Carnia. Benissimo, grazie e buon lavoro.